Nicola Gratteri Calabrese, 59 anni, sposato con due figli, da quasi 30 anni vive sotto scorta per la sua battaglia contro l'Andrangheta, arresta criminali, scrive libri, insegna nelle scuole. Contro l'Andrangheta il suo impegno è full time, l'ultima operazione, come abbiamo visto in apertura di trasmissione, è stata l'operazione Stige, 169 arresti. Senta, adesso si vota. Si vota. Dopo l'operazione... Stige, si capisce, l'abbiamo sentito, si, si capisce che l'andrangheta piazza direttamente oramai i suoi uomini senza intermediari, è così? Eh, l'andrangheta è molto forte, soprattutto in Calabria, eh, ci sono pezzi interi del territorio eh, dove l'andrangheta controlla il respiro e il battito cardiaco. Ecco, ma infatti abbiamo sentito nel, nel filmato introduttivo il capo dei ROS che dice che gli infiltrati in Calabria sono loro. È, è, è un'espressione suggestiva, ma, ma, ma veritiera. Cioè, il controllo del territorio è in mano all'Andrangheta. E noi dobbiamo creare l'inversione di tendenza. Ma senta, adesso si vota però. Ecco, Che validità democratica possono avere delle elezioni in questo contesto? L'Andrangheta vota e fa votare. Sta eh. a noi, uomini delle istituzioni, essere bravi, intelligenti, capaci e pronti. Ecco, però abbiamo sentito che a Ciro Marina... A Ciro Marina gli abitanti hanno dovuto scegliere tra due uomini dell'andrangheta, cioè eh, eh, pr praticamente divisi in correnti oramai. Questo è, questo è il grande problema, eh. cioè, il grande eh. problema è i candidati che vengono proposti ai, ai cittadini, cioè eh, chi scegliere, se scegliere in meno o peggio, rispetto a, eh, da, da quale angolazione si vedono. Eh. Beh, però lì sceglie fra due branchetti. È, è, triste, triste, è, triste, eh. è, eh. è triste. Ma, ma chi questo... avrebbe dovuto controllare? Non l'ha fatto? Eh, chi, chi fa le liste? I partiti politici. Eh, le no, le ma però, eh, se hanno il controllo di tutto, se ne fanno da soli le liste. E eh, lo so, che, certo che se le fanno da sole. Mm. In genere candidano quelli che possono portare più voti, non chi è più onesto o meno onesto. Eh, Minniti, che è il ministro degli interni calabrese, in un'intervista all'Espresso. Ha fatto una proposta, ha proposto a tutte le forze politiche di sottoscrivere un patto antimafia prima delle elezioni, lei lo trova una buona idea? Mi pare un'idea molto superata. Oggi non c'è bisogno di protocolli antimafia né di firme, c'è bisogno di coerenza. Sì, poi dopo, però, pochi giorni dopo, a due chilometri, insomma, cioè vicino casa in Calabria c'è stata la vostra operazione Stige. Nessuna reazione, non è strano? Ma è strano, però ripeto, già altre volte è accaduto. Ma il ministero dell'Interno sapeva della vostra operazione? Eh? Io non ho, non ho rapporti con il eh, ministro, ministro, io ho rapporti con i vertici delle forze dell'ordine. Lei con Minniti non ha rapporti? Eh? Non ho rapporti. Non ha rapporti? Quindi un silenzio che non fa rumore per lei, se l'aspetta, insomma. Sì. Ah. Vabbè, contento lei. Produttore, lei avrebbe dovuto essere ministro di giustizia del governo Renzi. Poi cosa è capitato? Me lo dice lei? Ma io, un quarto d'ora prima che, eh, il, che Renzi entrasse dal Presidente della Repubblica, mi ha telefonato per dirmi che eh, lei sarà il Ministro della Giustizia assieme ad altri 15, 8 donne e 8 uomini. Eh, con, dico conferma e poi le si tira indietro. Dico: Guardi, io sono una persona di parola. Se io ho carta bianca, come lei mi ha detto eh, stanotte. Eh, io per me va, per me va bene. Ecco, ma poi allora, ha capito facendo. cosa è capitato? Eh, mi è stato detto che è stato il Presidente della Repubblica che non ha voluto perché? Eh, L'ha capito. Ma forse dice che sono un uomo troppo caratterizzato, ma non conosco i suggeritori del, del presidente ah, della Repubblica. Ah, immagina che ci siano stati suggeritori? Eh? Penso di sì, sì, non li conosce. È no. abituato a fare indagini, eh. non, non <ride> si può dire ciò che non si riesce a provare. Ah, perfetto! Lei <ride> scrive nel suo libro che per fare la lotta vera alla mafia prima bisogna ripulire lo stato, cioè cosa vuol dire? Eh, bisogna essere molto più seri, più coerenti eh, rispetto al proprio ruolo, alla propria funzione, cioè noi dobbiamo essere molto più seri come istituzioni, altrimenti la gente non crede in noi, altrimenti la gente non si avvicina a noi. Ecco, quindi sostanzialmente il lavoro della commissione antimafia, che è ex post, serve poco. Ma perché la commissione antimafia non ha la forza sul piano normativo di essere propositiva, è un organismo debole, anche se rappresenta tutto l'arco costituzionale. Lei scrive, però, che c'è stata una rivoluzione. E si è creata la santa. Cos'è la santa? La santa è la prima dote della società maggiore. e Consiste eh, che un, in ogni locale di Ndrangheta c'è un Ndranghetista che entra in una loggia massonica deviata. Quindi c'è un abbraccio col potere, con i quadri della pubblica amministrazione. Quindi Ndrangheta e massoneria sono eh, la santa? Sono la santa. Massoneria deviata, così ah, nessuno ci denuncia. Ah, massoneria deviata. Certo, naturalmente. Va bene. Ecco, lei dice che l'Andrangheta è stata sottovalutata, sottovalutata da tutti, dai giornalisti, dai magistrati, dagli uomini di Stato, insomma un po' colpa sì, di tutti noi, sì, perché e, secondo lei però? E perché conveniva a tutti, cioè, non, cioè. perché contrastare un potere vuol dire impegnarsi, vuol Ma dire fare... Ma la mafia seguito. se ne parlava tanto, dell'Andrangheta niente! Ma perché la mafia ha fatto l'errore di uccidere Falcone e Borsellino, di, 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 di lo stragismo, l'Andrangheta è stata più intelligente e lungimerante perché ha sempre cercato accordi con uno delle Istituzione, è stato sempre a braccetto con le istituzioni, con magistrati, ah. con, con giornalisti, eh, con poliziotti, con, con, con chi aveva il potere in quel momento. Per fare le rivoluzioni ci vogliono forti maggioranze, non è possibile andare in, alla Camera o al Senato eh, per portare una rivoluzione che non conviene al potere reale, ah. non passerà mai. Ah. Ma se fosse ministro di giustizia oggi da dovrebbe da, da, fosse diventato ministro da dove avrebbe eh, cominciato la riforma? Dall'informatizzazione del processo penale. Perché? Perché l'informatizzazione abbatti i tempi del processo, i costi del processo, il potere di iscrizione dell'uomo, quindi l'abuso. Ecco, ma prima la, la Drangheta però era famosa per i suoi sequestri, poi ha smesso di fare il sequestri. Cosa è capitato dopo? Ha smesso perché non era più conveniente, perché cambiando usi <ride> costumi e consumi. Col boom del consumo della cocaina, l'Andrangheta ha mandato decine di uomini in Colombia a, a comprare cocaina al prezzo più basso e oggi la compra a 1000 euro al chilo con un principio attivo del 98% e da un chilo fa 4 kg. E quindi, E un grammo costa 50 euro. Oggi, oggi è lei quindi che vende. La, la coca sia la camorra che l'andrangheta? La, sì, momento. non solo la vende, ma anche la produce con i cartelli che stanno in Sud America. Oggi formalmente noi non, non dovremmo avere i terroristi in Colombia, né le AUC né le FARC. Sei anni fa il governo ha fatto l'accordo con le AUC, erano 20.000, erano pari militari di destra. 10.000 eh, eh, di queste sono uscite, sono nel Bakrim ah. e, e sono con l'andrangheta. Le FARC di ispirazione liste marxista sono circa 40.000. Lo scorso anno il Presidente della Repubblica colombiana ha fatto l'accordo con le FARC e poi gli è stato dato il premio Nobel pure a Oslo. Sì, sì. A me risulta che le FARC in questo momento trafficano cocaina. Senta, lei ha scritto che gli unici veri europeisti sono gli andranghettisti perché per loro l'Europa è un territorio unito naturalmente. Eh, per noi eh, in Europa esistono gli Stati. Eh, io ho più volte documentato un'ondrangheta che si muove tra Germania e Belgio-Olanda come lei si muove a Roma. Quindi le barriere sono un problema nostro mentale, non per l'ondrangheta. Per ecco, ma perché la Germania come paese privilegiato? Eh, per due motivi. Uno perché è ricca e le mafie sono dove c'è da gestire denaro e potere. Due, perché man mano che lei sale l'Europa c'è sempre un sistema più blando di contrattamenti. Mafie. E oggi l'andrangheta, facendo così con questa tecnica, è diventata l'organizzazione più potente al mondo? Sicuramente la più ricca, perché l'80% della cocaina che arriva in Europa è, è, è dovuta all'andrangheta e da almeno 25 anni vende cocaina a Cosa Nostra e alla Camorra. Ecco però, questo fiume d'oro, come lo chiama lei nel suo libro, dove finisce se in Calabria, la Calabria è e resta, è, è, resta è molto povera? Finisce da Roma in su. Da Roma in su. Quindi oggi nel nord l'andrangheta è fortissima? L'andrangheta stabilmente vive in Piemonte, Lombardia, in pezzi dell'Emilia Romagna da almeno 25 anni. Quindi lì è la terra di conquista dove si fanno gli affari? Eh sì, perché lì c'è stato un abbraccio tra l'imprenditoria del nord e l'imprenditore andranghetista o camorrista del sud c'è un, un abbraccio di interessi ah, in un abbraccio di interessi in una intercettazione nell'inchiesta crimine un anziano andranghetista leggo testualmente dice a uno più giovane il mondo si divide in due quello è Calabria quello che è Calabria è quello che lo diventerà Quindi la profezia lei sta raccontando che in, è una se, è avverato, profezia anzi, realizzata anzi ad essere più precisi, è dal 75 che l'andrangheta è in Piemonte e in Lombardia Senta, ma i locali sono i più grandi investitori liquidi del mondo, i locali dell'Andragas? Sì, perché non c'è nessuna attività tra legge e legge più redditizia che non dalla vendita della cocaina. Eh, cioè è stata lei che ha cambiato la geografia del crimine, sì, la cocaina? Sì, sì. Ma dove vanno a finire questi soldi? Questi soldi sono nell'acquisto di alberghi, ristoranti, pizzerie, ad esempio come abbiamo visto nell'ultima indagine, dove c'erano 15 locali. E questa volta non di Andrangheta ma alberghi, ristoranti e pizzerie che erano gestiti dall'Andrangheta e viene ripulito così il denaro sporco? E questa perché... è la forma più semplice poi eh. ci sono, poi una, una, sono degli esperti, dei commercialisti, degli avvocati che non fanno parte dell'Andrangheta però ehm, ci si serve per riciclare il denaro in modo più raffinato senta, la confisca dei beni è uno strumento utile per sconfiggere Andrangheta o no? Aiuta? Aiuta, ma ci sarebbero 3.000 cose da fare contemporaneamente, altrimenti continueremo solo a parlarci addosso di lotta alla mafia. Cioè le prime quali? Ma intanto bisogna creare un sistema eh, accettabile di, sul piano processuale. Dai, siamo, ritorniamo a quello eh, che bisognerebbe fare. Sì. È la riforma che ha fatto Orlando, non è un punto di partenza. No? alcune cose sono eh. buone, però. Anche sui migranti l'andrangheta fa il suo business. Sì, perché si guadagna abbastanza nella gestione dei migranti. Abbiamo si visto, bene. Abbiamo visto nel, quando abbiamo fatto l'indagine sul caro di Seo Caprizzuto, l'andrangheta ha incassato i 120 miliardi. E quindi è un affare che interessa l'andrangheta. Ecco, e... ma è la strategia di Miniti, il ministro degli interni, sui migranti è una soluzione oppure no? Ma a me personalmente, personalmente non mi è piaciuta. Perché? Perché non, non è da uno Stato civile occidentale eh, costruire delle gabbie, far costruire delle gabbie sul, sulle coste della Libia per impedire che, che, che gli immigrati partano dalla Libia. Quello è un tappo, non è la soluzione del problema. La bisog bisogna provare. Cosa bisognerebbe fare. Con, con un terzo della spesa rispetto a quello che, eh, che si fa per questo pessimo servizio taxi, bisognerebbe andare nel centro Africa, mandare intanto i servizi segreti lì per capire chi è che organizza l'attraversamento al deserto e poi andare lì e costruire aziende agricole, costruire ospedali, scuole, eh, eh, rendere un territorio vivibile, perché la gente non è masochista ad andarsene al suo terreno, il posto più bello è il posto dove si nasce, anche se in questo momento anche il, è una landa desolata. E quindi quella sarebbe l'azione da fare secondo Intanto, me, eh, per arginare, per rallentare, poi è ovvio che bisogna creare dei, dei flussi eh, re, regolamentati eh, per la libera circolazione eh, di tutti gli uomini del mondo. E quindi non è neanche un punto di partenza per lei l'operazione Minniti? Un punto di partenza perché diciamo eh, ogni sera al, al telegiornale sentiamo che il, sono diminuite del 3%, del 15% o del 20%. E sì, mentre, ma essere. mentre noi parliamo io so che ci sono delle donne che, che stanno violentando in, quelle, in quei centri. So che ci sono dei bambini che vengono bastonati, pestati a sangue. Cioè, non, non sto tranquillo perché arrivano 2.000 in meno oggi. Ho capito, so l'operazione deve, sì. sì. deve essere un'altra. Lei, lei va molto nelle scuole, l'abbiamo sì. detto nella presentazione, nei licei, nelle università per incontrare i ragazzi. Ecco, con cosa li convince che la legalità è meglio? Ma io ai ragazzi non parlo di morale o di etica, sarei perdente, io mm. parlo di convenienza. Cioè? E cioè io spiego con degli esempi per quale motivo non è conveniente essere un andranghetista essere un corriere di cocaina o essere un killer Beh, non conviene però se non c'è lavoro e c'è quel lavoro lì con tutti quei soldi insomma non guardi conviene. la ricchezza della quale noi parliamo è nelle mani del 5-6% degli andranghetisti è nelle mani dei capi mafia tutti i giovani che entrano nell'andrangheta pensando di, di acquisire denaro e potere sono degli stolti ah. sono degli idioti Portatori di acqua al pozzo del capo locale che sono una minoranza che di sono 36. una minoranza c'è cioè un, un corriere di cocaina guadagna esattamente quanto un idraulico quanto un panettiere eh. la differenza è che il corriere di cocaina può essere ammazzato o arrestato dopo 8-10 anni di carriera tra virgolette eh. l'idraulico rischia che ogni 4-5 lavori uno non glielo paghi no? eh. senta, quindi però è una semina, una semina di lungo periodo la sua sì. Sì, ah, ecco. di lungo periodo questa è la, sarebbe è la ricetta di lungo periodo ah è la strada giusta secondo lei è perché si parte per, dall'inizio. È la strada giusta perché io vedo spesso sempre più eh, ragazzi che mi scrivono, giovani che mi scrivono, che incontro dappertutto e che hanno fatto la scelta di fare il magistrato. Oggi ho colleghi nel mio ufficio che hanno deciso di fare il magistrato perché mi hanno sentito 15 anni fa nel loro liceo parlare con voi. Questo vale mamica, anche per le forze dell'ordine. Per le forze dell'ordine ci sono decine di commissari o di capitani dei carabinieri eh, che hanno scelto di farlo perché mi hanno ascoltato eh, quando andavo nelle loro scuole. Insomma, quindi alla fine o lei o l'andrangheta la vede così? Ci proviamo. Ma paura? Paura no? Sì, certo che c'è la paura, mi diventa la lingua amara quando ho paura. Eh. Però io della vita ho avuto tantissimo, sia nella vita privata che nel lavoro. Sono molto. ho avuto soddisf a vivere con soddisfazioni. La inimmaginabili. Io ci ragiono anche con la morte, ci parlo con la morte. Anche se dovessi morire domani non sarebbe un problema. Ho ma, vissuto tanto e bene. Ma per la famiglia e per i figli? È un rischio, lo so, è un rischio, ma ogni cosa ha un prezzo nella vita.